fare il servizio. Che succede? Che poi loro, sapendo la costruzione, ci danno meno trasferimenti. Però così tanto ve le potete gestire voi. Questa è la mentalità che stanno facendo le leggi dello Stato. Io altro cioè voglio fare una conclusione. E mi spiace fare una conclusione facendo una critica che naturalmente non è rivolta a voi. Ma si dice in giro delle dicerie, c'è questa amministrazione di quante tasse ci sta mettendo. A me non funziona, noi stiamo mettendo le tasse in più rispetto a quelle che c'erano prima volte e abbiamo aumentato. Se noi le tasse dove è stato possibile le abbiamo o ridotte o eliminate, perciò che nessuno mi viene a dire che noi abbiamo messo delle tasse in più. Ognuno ha il diritto di dire tutto quello che mi piace, l'importante è che noi abbiamo la coscienza. Io vi ringrazio, se avete dovresti completare che nelle spese di uscita alte avevi detto spese energia elettrica. No, allora questa praticamente no. Prima ha parlato spese, no, nell'elenco delle uscite, c'è la spesa di energia elettrica che è un grosso onere per il comune. Ok. Ci siamo posti la domanda come recuperare quei soldi. Cioè noi abbiamo dei pozzi che mandano 140-150 metri cubi ora di acqua per il servizio del paese, che forse si prenderanno il 60% dell'energia complessiva del comune. Questo possiamo vedere, cioè, quindi noi abbiamo bisogno proprio delle pompe, delle pompe delle cose che fanno. Quindi se è vero che possiamo lasciare senza servizio. È vero che se c'è questo onere altissimo di spesa di energia elettrica e tutti pagassero l'acqua, il comune si avvantaggerebbe e anche io utente pagherei qualcosa in meno. Io quando lei ha detto prima che io quando detto non paga ed è incluso l'acqua. Io quando ho detto all'inizio che ho trovato una situazione. E questo signore dice che non è vero invece. Non è vero. Io quando ho detto. Quando ho detto all'inizio che abbiamo trovato una situazione drammatica. E la situazione creditoria era di più rispetto a quella del debitore. Ma chiamo, io mi riferisco a questo. Abbiamo già sistemato l'ICI. Sì, è vero. Abbiamo già sistemato la TARSU. Perché l'abbiamo sistemato. L'abbiamo sistemato. Ci rimane ancora, purtroppo, le cose si mancano. Sì, ci rimane. Non voglio romperti le scale. Ma se tu continuerai a far pagare l'ICI attraverso l'esattoria comunale, non cambierà mai. Non cambierà mai, perché il clientelismo ci sarà sempre, il compare, il cugino, il fratello, l'impiegato. Tu devi dargli alle agenzie da pagare, che metti i sigilli se non paghi. Ti metti i sigilli se non paghi l'acqua. Quando ho detto che noi amministratori su questo, e chiunque amministra, non solo per amministrare, ma alcune grosse responsabilità, specialmente nei confronti della Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti è sempre lì che vigila, non appena vede qualche inadempienza, la Corte nostra interviene subito. Perciò noi su questo, guardate, noi ci guardiamo bene e noi dobbiamo stare molto attenti, perché noi cerchiamo di amministrare nel migliore dei modi, cercare di venire in conto. Però dobbiamo pure guardarci, perché non è giusto rimetterci e andare a pagare. Certo, per carità. Cioè questi, io sto parlando per il bene vostro della comunità. Ti chiedo scusa, anche le persone che vanno a controllare i quadratori devono essere competenti. Cioè tutto questo discorso che è reso conto di 4 anni di amministrazione c'era in Russia. Che è quella realtà, dico, ma c'è un piano che possa modificare, evitare delle spese che si possono evitare, cioè noi siamo l'unico comune della costa ionica, ci serviamo degli esterni. Ecco. Come il bianco si utilizza il personale esterno? Come sì, l'Europa non va bene con il personale esterno? Può trovare la forma come economizzare. Ma noi stiamo cercando. Questo discorso tra amministrazione e cittadini, siamo d'accordo. Ma poi ci sono altre cose che bisogna vedere. Noi come
risorse nostre, con le risorse nostre. Purtroppo, oggi, io dico questo, oggi come oggi, non siamo in grado e non eravamo in grado di tenere al passo tutte queste situazioni e queste variazioni che stanno facendo a livello nazionale. Con tutte queste novità, noi se non ci saremmo apparsi società esterna non ce l'avreste fatta, non ce l'avreste. E noi dobbiamo ringraziare, ma non noi amministratori, non cittadini, dobbiamo ringraziare, perché se noi non abbiamo aumentato la tassa, se noi non abbiamo, se noi abbiamo ridotto le tasse, cosa che altri comuni non hanno fatto? Se voi andate a vedere, io vi ho fatto un momento Cino di Vina o Bianco o Loggio o Reggio Calabria, che forse non avevano trovato le risorse per fare e gestire potersi quelle che ce l'hanno, hanno magari le possibilità di fare corsi, di fare aggiornamenti. Ti chiedo scusa, che non voglio tornare sempre sullo stesso punto, ma anche chi mandate in giro a fare i controlli sui contatori devono capire cosa stanno facendo, non leggere dei numeri. Se l'anno prima il contatore segna 100, l'anno dopo non possono trasmettere 100, o è morto tutti in famiglia o la casa è rimasta chiusa. Io, contatori fermi da anni, loro passano e riprendono gli stessi numeri perché sono incapaci, non sanno cosa fanno. Io vi ho detto prima che parlavo bene di questa gestione, di questo andamento. Lo sto toccando voi, per carità. Però ho detto che abbiamo dei punti. Cercate di muovervi in quel senso. Noi fino adesso abbiamo fatto. Non paghiamo tutti, paghiamo tutti di meno, capito il discorso qual è? Paghiamo tutti. Sull'ICI abbiamo sistemato la situazione, paghiamo tutti o quasi tutti, perché abbiamo ridotto la percentuale di morosità o di evasione che fosse cose diverse. No, forse di più. Forse di più, forse erano il 50%, l'abbiamo portato al 15%. Ecco perché abbiamo avuto la possibilità di presentare la prima abitazione, di venire incontro, se c'è possibilità che il governo ci dà la possibilità di dare la possibilità ai proprietari di uso gratuito ai figli, noi vi concediamo anche questo, perché vorrei essere. Mi concede di dirti un'altra cosa che poi veramente. Io sono un turista. Allora no, scusa, quando ho detto che purtroppo abbiamo ancora dei punti critici in bilancio, uno è la TASSU, si chiama TARES, la stiamo sistemando, anzi l'abbiamo già sistemato, per me l'abbiamo già sistemato, perché noi già da quest'anno il capitolo, il bilancio è equilibrato, io sono contento, io in qualità di assessore al bilancio sono contento di quello che hai detto tu. Aspetta, purtroppo, e te lo dico, te lo anticipo, ancora abbiamo un'altra etica, l'ultima etica che ci rimane è lì. Volevo dire una cosa a tuo favore. Cerchiamo quello che io sono un turista di risolvere anche questo. Io sono un turista che mi fa prendere ore, 2 mesi, 3 mesi da fare. Io quello che hai detto te non l'ho sentito in giro. Però magari in determinati posti vengono fatti. Mio fratello la rossa lamentela. Mio fratello viene da Trento e ogni volta che viene mi porta delle buste della spazzatura, dice guarda, ti fanno lì per l'altro, sono lì pari, non c'è l'altro. Sì, è dentro, è tutto dentro. La grossa lamentela, che la gente fa, ma a livello noi, quelli del paese, qualcuno così, è la mancanza totale di polizia municipale del paese. Se mi permettete, il tema di stasera era passato. Sì, sì, ok, dirti questo. E tributi non andiamo oltre perché mi dispiace. Io magari vi posso rispondere, però non è giusto neanche. Anche noi che paghiamo le tasse, noi che paghiamo le tasse, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano d'aiuto. Non vedere della gente che va in avanti indietro e non sa neanche dove sta andando. Macchine buttate dappertutto, indifferenza totale. La mentalità vostra è purtroppo diversa dalla nostra. Questo non ti sto dicendo. Questa gente ha bisogno delle direttive. Qualcuno che gli dica cosa devono fare. Non nascondersi dietro, mi minacciano, mi bruciano la macchina, mi sparano. Da parte che però i loro stipendi sono pronti da parte mia. Potete fare tutte le critiche che volete. No, ma non sono critiche, sono amico di tutti. Sensibilità. Non si può nascondere a livello di sensibilità, a livello di vicinanza, nei confronti
fronte della cittadinanza ho cercato in tutti i modi di venire incontro con questa situazione che vi ho detto. Signor Guarnaccio, la traversa di casa mia da 30 anni, da 30 anni, una strada destinata al passaggio pubblico di macchine, di mezzi di soccorso, di pronti interventi, è intasata tutti i giorni da 30 anni, da 3 macchine. Non c'è stato mai un carabiniere, un vigile che è andato là a dire perché sta strada è intasata. Ci sono tutti dall'altra parte. Però poi giustamente parliamo di come si comporta. È un esempio che ti voglio fare per dirti l'indifferenza che c'è. La TARES, visto che fa, io avrei invitato tutti i consulenti, ma c'è solo lo studio Garofalo. Io non so se forse tu c'è, non ho detto come funziona, come viene rappresentata questa nuova tassa. Se voglio dire, perché poi sicuramente i cittadini di primo impatto magari vengono la voglia, dicono, ma cosa devo fare con questo? Penso che è semplice, arriveranno i bollettini con il 24, ci sono già tutti i conteggi già stabiliti. Settimana prossima so che sono i distribuiti. Sì, sì. Ma per esempio, ma da capire la critica costruttiva, che sono due problemi. Siccome purtroppo abbiamo preparato questa collettazione in ritardo, se arrivano in ritardo o se li pagate in ritardo, non è successo. Sempre il problema è la gente in ritardo. Parecchi comuni hanno già avviato la raccolta differenziata e anche, devo dire, con un certo successo. Sono molto pochi rispetto alla stragrande maggioranza dei comuni che abbiamo fatto. L'amministrazione comunale di Brancaleone in materia cosa ha il programma di fare qualcosa, di avviare questo problema? La differenziata vuol dire che da lunedì a venerdì vengono a ritirare i marinieri, non mettere qua cose non fare il lavoratore. Non passare nel giardino, c'è anche la necessità di farlo. C'è la necessità di farlo. Chiedo scusa, il comune dovrebbe ogni inizio d'anno dare un calendario dove tutti segnano tutti i giorni, oggi biologico. Oggi domani c'è la necessità praticamente di farlo, perché tra l'altro c'è una normativa regionale che dovrebbe essere tale di vigore che dà delle premialità ai comuni che praticamente iniziano questo processo della raccolta differenziata. È indispensabile, diciamo, partire. Non si può fare a meno con questo discorso della differenziata, ovviamente porta a porta. Devo anche dire che in questo momento la regione non è che nella fase finale della differenziata non è che sia molto attrezzata, cioè la fase finale della differenziata non esiste, cioè, la differenziata nella fase finale, ma ci sono di aziende che fanno la fase finale, detto che sia chiaro. Quindi chi fa la differenziata in questo momento la fa nel paese, poi subito dopo diventa indifferenziata, che sia chiaro. Detto che sia chiaro, noi tramite l'architetto riusciamo ad avere un attimo qualche azienda del nord che praticamente viene a fare il servizio, ma in questo momento la regione Calabria non è grave. Calabria non ci sono soggettati che si vogliono